Hey Cooge, ben ritornati alla vostra Antrolink 91 su UK Watch Puni Puni. Anche questa domenica ci sono nuovi video di UK Watch Puni Puni. Ero un po' preoccupato perché non sapevo cosa fare, così cosa ho fatto? 4 multisummon. Mi sono praticamente speso tutti quanti i punti UK che avevo per fare 4 multisummon che andremo a vedere a breve. Ma, sorpresa sorpresa, ci sono le Niambo Coin! Quindi avrei avuto qualcosa da portare e mi sarei risparmiato 4 multisummon. Non è che abbia trovato chissà che, a parte nei Conisei, che comunque sia... Vabbè, non è nulla di che, è un booster generoso, potrebbe aiutarmi per sconfiggere qualche yokai magari, però insomma nulla di che. Ho trovato Kyubi Oscuro e ho trovato un altro yokai che sarebbe la fusione tra Homebrew e un altro yokai o un altro oggetto, ma non mi ricordo quale, comunque sia... Fanno questo yokai particolare. Praticamente questo, che non mi ricordo se è una fusione o l'evoluzione di Homebrew, comunque sia, ha a che fare con Homebrew. E ora le Niambo Coin come si prendono? Velocemente, vediamo, perché non è che posso stare a fare come l'altra volta che spiego per filo e per segno, però ve lo dico, così almeno se avete problemi lo sapete come fare. Comunque sia, chi gioca a UK Watch puri puri da un po' di tempo oramai saprà bene o male riconoscere i nomi. Ad ogni modo, sconfiggere Vela Nera senza usare continua. Mandare 30 spiriti agli amici. Fare 300.000 punti in attacco al punteggio. Fever Time 50 volte, ovvero 50 volte in modalità delirio, e far scoppiare 7.500 pugni. Si fa in mezz'ora sta cosa. Eccola qua, se fai tutte quante queste 5 missioni ti danno una Niambo Coin. Oltre ovviamente anche ai punti che ricevi, insomma. Ci puoi fare un bel po' di punti yokai, più la Niambo Coin se la serie completi. E GG Nori, anche se veramente farei un rematch, comunque sia. Vediamo un attimo le 4 slottate e poi passiamo comunque sia alle Niambo Coin, che ovviamente le ho shoppate, non è che non potevo shoppare 11 Niambo Coin, che facevo solo una e magari non trovavo neanche niente, poi magari la prima, pack, la migliore di tutte, trovo Goku Noko e allora... No, non succederà mai che trovi Goku Noko, però... Intanto uno ci prova. Più che altro con le Niambo Coin puoi trovare davvero roba bellina, yokai tripla S stupendi, yokai SS ancora più belli, però insomma, di tripla S vorrei solo Goku Noko o Tsuchinoko, chiamatelo come volete, perché il Tsuchinoko o lo Tsuchinoko è un serpente mitologico molto famoso in Giappone. Ho tantissime monete oltre queste Niambo, ma le farò in un altro video. Praticamente queste monete che mi avanzano le farò tutte quante in un altro video. E allora, io direi di buttarci subito quelle da 10. Facciamo con un attimo, poi facciamo le altre due. Comunque sia, un SS è sicuro che capita da quello che c'era scritto lì. Oh, attenzione, Whisper qui è quello grosso, bello, con il completo. E iniziamo male. Lui è forte, ma no. Peggio, è forte ma no. È nuovo. Attenzione. Cos'è? Alla faccia! Yodelsan. Oh, Yodelsen. Cavolo, è fighissimo. Non so se è forte o no, però è bellissimo da vedere. E se è bello da vedere dovrebbe anche essere forte. È la prima volta che vedo questo yokai. Giocando a UK Watch 3 ti informi su tantissime cose sulla Wikia, ma questo è la prima volta che lo vedo. Può anche darsi che compare in Busters, ma non credo, uno UK così in Busters o Blasters che dirsi voglia, non lo troverai mai, quindi sicuramente UK Watch 3. Attenzione! Ehi! Bambaraya! No, dai, ti prego. Ah, ok, farfavigo. Ah... Però insomma, yokai che già ho, e anche abbastanza carini, va bene, però ora, queste ultime due Niambo, ce la facciamo qualcosina di bello? A volte guardo là perché ho l'immagine riflessa là del gioco e qua c'ho il tablet, ma... Oddio, cos'è la vecchietta? Toranka. Toranka desu, yoroshiku negashimasu. Ma anche no, io non ti vorrei neanche conoscere. Sinceramente, se fosse capitato qualcos'altro l'avrei conosciuto molto meglio. E poi... Non so se magari neanche è forte lei.
In genere gli S non sono forti quando sei... Attenzione! Attenzione, Whisper col Tuxedo potrebbe essere... Oh! Sì! E vai! Oh, che bello! Ora sì. Ci ride pure lui. Ore wanna. E modesto. Oh, che bello. Non tutto quanto il male viene per nuocere. Ho shoppato queste 5. Aspetta però, ora che ci penso. Se io non avessi shoppato nessuna Niambo Coin, questa qui mi avrebbe fatto uscire questo Emma. Sapete perché? Le prime 10 che ho buttato, tra virgolette buttato, che ho messo dentro la macchinetta, dentro la slot car, dentro la gacha, sono le prime 10 che ho shoppato. Se ne shoppano 11, e va bene, ne shoppi 11, e le prime 10 che ho messo erano quelle che ho shoppato. La seconda che ho messo in quelle da 1 è l'11ª che ho shoppato, e la prima è l'ultima che ho messo. Perché funziona in questa maniera Yo-K Watch. Prima quelle più vecchie, poi quelle più nuove. E avrei ricevuto comunque Emma. Acci picchia. No, ma voglio vederlo perché mi sono saltato per il triple S. Quindi insomma, devo andare a vedere cos'è. Ok, eccolo qua. Fammi vedere. Ha un Tracer? Ma è Sangadema questo? Mi sta venendo il dubbio. È Taio! Oh! Taio! È certo che è Sangadem! È Taio! Eccolo, ce lo sapevo! Era solo, infatti, dico, ma... Mi sembra Sangadem, ma non sono sicuro. È Sangadem, invece, vedi? Il dio del sole Emma. Era lui. Oh, va bene. Va bene, va benissimo, per carità. Anzi, va fin troppo bene che è Sangadem. Sangadem so che fa dei danni paurosi, da quello che ho sentito in giro da Fifigot e da Robert Watch, però devo provarlo. Mo contro Koros, qua Koros risvegliato, devo vedere chi usare perché posso farcela. Dovrei farcela contro Koros risvegliato, o Koros che dirsi voi, perché è rosso. Anche se è rosso si dice, quindi Koros, ma suona malissimo, quindi è Koros, o Koros al limite. Oppure Gargaros, oppure Akaioni, perché è un orco rosso. Akaioni. Io sono contentissimo di aver trovato almeno Sangadem, Taio Hoem. Insomma, Taio Shinemma. Perché Kami, non è scritto Kami, il simbolo reso Kami lì si legge Shin, come l'ho imparato guardando video in giapponese. Quindi Kuji, per questo video è tutto, come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo video. Vi ricordo in descrizione i link per Twitter e Instagram, e noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video, e presto inizieranno gli extra di Inazuma Eleven. Bye bye!